Chissà quanti nuovi aficionados del rinomato gelato locale avrà prodotto il libro possibile nelle 4 giornate del festival appena concluso a Polignano. Sicuramente tanti tra i 15.000 spettatori surriscaldati da Marco Travaglio, esibitosi venerdì 11 luglio in una invettiva contro l'ipotesi di una trattativa tra Stato e mafia e autore di strali velenosi nei confronti del presidente Napolitano. Questo tanto perché si sappia in quali mani siamo stati. Adesso uno può pensare che è finito tutto, improvvisamente è finito tutto, e così rispondo alla sua domanda. Trattativa finisce quando nasce il partito fondato da Dell'Utri. I mafiosi ovviamente lo conoscono, stappano lo champagne. Nelle giornate conclusive del libro possibile, gran bagno di folla tra gli altri per Federico Rampini, Cécile Kyenge e Paolo Mieli, che così commenta ai microfoni di EduWeb TV. Che si leggerebbe ancora meno se non ci fossero i festival. I festival stanno diventando l'intelaiatura della vita politico-culturale del paese. Dico politico-culturale mettendo l'accento anche sulla parola politica, nel senso che mentre i partiti si ritraggono, e grazie a festival sparsi veramente in tutta Italia, da Collisioni nelle Langhe a questo del libro possibile, che le persone si arricchiscono. Qualche contestazione invece nel caso di Raffaele Fitto e Daniele Capezzone, presentati da Attilio Romita. A Raffaele Fitto non gli fa nessuna impressione, perché lo potete immaginare, diciamo, non si gioca la partita politica della sua vita qui questa sera con noi, ma ci terrebbe invece a spiegare anche qui il suo punto di vista. La violenza sulle donne è al centro dell'atteso incontro con Laura Boldrini e Lucia Annibali, cui il pubblico tributa un lungo applauso. Forte dunque la presenza della dimensione del talk show legata in un cantuccio alla musica, interesse anche per gli incontri più culturali come quelli con il vincitore dell'Ultimo Strega, Francesco Piccolo, e con Paolo Giordano, presentato da Mario Desiati. Nasce più degli altri miei precedenti, più di quanto avessi mai fatto da una vicenda reale. Un bilancio indubbiamente positivo, soprattutto sul piano dei numeri, delle presenze di pubblico e dei libri venduti. Abbiamo chiesto ad uno dei tanti giovani volontari gli autori più richiesti. Sinceramente, soprattutto le ragazze leggono molto. Una delle più attese dalle ragazze, diciamo, nella fascia 16-20 anni, è la Mazzantini per sabato. E ieri ha venduto molto anche Selvaggia Lucarelli, una blogger che è al suo primo romanzo, penso.